Sono Bignotti Rinaldo, sono nato a Brescia nel 1952, il 4 luglio. Quando avevo 50 anni, io avevo tutti i miei denti con qualche ponte e che ero soggetto ad assessi, a infezioni. Io sono uno che le cose le prende sopra e sono andato dal dentista, ho detto adesso mi togli tutti i denti. Me li togli tutti sopra e sotto e mi fai una bella dentiera. E così ho fatto. E sono praticamente, la dentiera l'ho tenuta per 19 anni, dai 50 fino adesso, che ne ho quasi 70. Io prima portavo la protesi mobile e ho mangiato tanta di quella pasta ma la pasta che fissava le protesi, ne ho mangiata a quintali. Ho detto allora basta e mi sono deciso appunto a venire qui visto che anche l'impianto della moglie era andato benissimo, era molto contenta, lo è ancora contenta comunque. E niente, sono venuto qui, ho cominciato a fare la cura, sono tornato a casa con i provvisori. Io non gli avrei più neanche cambiati i provvisori, ma mi andava bene, mangiavo da Dio, E invece dopo ho scelto, mettiti questi qui, mettiti quelli là, mettiti premium che vanno meglio, sono più belli. Dopo sai, alla mia età più belli cosa conta? Avrò scelto 10 anni di vita, cioè. Allora, e comunque niente, sono venuto qui, in questi giorni mi hanno messo i dentini, sono contento, sono tutti super gentili, no, per l'amor di Dio. Chi si lamenta qui, non dico cos'è, però lo immaginiamo. No, non ti puoi lamentare. Cioè, a noi trovano sempre degli appartamenti stupendi perché in quei palazzi che sono lì sono tutti appartamenti nuovi, non puoi dire niente, sono tenuti bene, sono nuovi.